Benvenuti a Ore d'Orrore. Con questa melodia cantata da Yamanda Galas, che possiamo ritrovare nel film Dracula di Bram Stoker di Coppola, vi voglio presentare oggi delle action figure dedicate al mondo dei vampiri. Sto interpretando in questo momento il cosplay del film e del libro di Stephen King, Salem Slot, prodotto da Taubuka. E qui, alle mie spalle, potete trovare il mio castello in Transilvania. Iniziamo con la presentazione di queste due fantastiche action figure della Redman Toys. Il primo, come ho appena già citato, è un film di Francis Ford Coppola del 1992, dove viene presentato il personaggio di Dracula scritto nel libro di Bram Stoker. E qui vi presento un'edizione a fumetti, un gran bel libro. C'è anche la versione a colori, però mi sembrava molto più tetra la versione in bianco e nero. Qui la mia amata Minna, Lucy, voglio dire, abbracciandomi. Iniziamo con le action figure vere e proprie. Della Redman Toys vi presento il personaggio di Dracula, interpretato da Gary Oldman. Il vestito è in seta, la vestaglia e il vestito. È molto ben fatta questa action figure. L'unico dettaglio che non mi piace molto sono i capelli, che potrebbero essere ritoccati. Viene con una spada, che può essere messa la mano del conte, e un rasoio . Tutte le articolazioni, piedi, ginocchia, gambe, torso, testa, braccia, avambraccio, mano. Il tutto viene con un kit di mani di ricambio. Possiamo notare anche
nella veste il simbolo del dragone. E continuiamo con un'attraction figure di un film del 1987 di cui parleremo, se non erro, domani sera in Instagram di Ore d'Orrore. Ragazzi perduti. Un film di Joel Schumacher. Dove possiamo trovare l'emblematico personaggio di Kiefer Sutherland interpretando David. E sempre della Redman Toys, scala 1-6. Vi presento a David. Anche questa è un'action figure molto ben realizzata. Il suo impermeabile, il suo giubbotto e pantalone e guanti e simili in pelle. Tutte le articolazioni, come la precedente action figure, si muovono, sia a piedi, in questo caso sono degli stivali in pelle, ginocchia, gambe, torso, spalla, avambraccio, braccio, mani, testa. Chi non ha amato questo personaggio? L'action figure viene con la bottiglia della vita eterna. Cosa stai mangiando, Michael? Sono vermi. E questo entra perfettamente nella mano di David. Anche se in questo momento sono un poco. Ok, vediamo. Epa, più o meno. Gli stecchetti si possono estrarre e mettere nell'altra mano con un ricambio di mani e piedi. Inoltre, il caro David viene con una testa di ricambio, dalle sembianze simili a un essere umano, alle sembianze naturali di un vampiro. Spero vi siano piaciute queste mie due action figure. E vi ricordo, se volete seguire il mio canale in Instagram, sono rising.terror.
gli amici Eisenhower. Passate una buona serata, mettete aglio e crocifissi nelle porte, sotto il letto, nella testa del letto, nel comodino. Non vi servirà di niente. Arriverò da voi.